Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. Siamo alla terza giornata, ormai in serata, pomeriggio, insomma, no, serata, no, pomeriggio, qui all'Hotel Summit di Roma, in compagnia di Paolo Musumeci, a cui chiediamo, aspetta che ti presento un pochino, Paolo Musumeci, peraltro, oltre che essere compagno, scritto immagino qui al PRT, anche molto attivo sul web, attivo sul gruppo radicale, il gruppo Facebook radicale in ufficiale, insomma, sì, con dei contributi molto interessanti. E gli chiediamo intanto, per cominciare, un primo, se lui si sente di darlo, un consuntivo un pochino, visto che siamo ormai qua al terzo giorno, sì, su questo congresso. Allora, in quanto congresso, per me è il mio primo congresso transnazionale, perché sono, diciamo, entrato nella galassia nel 2005, ho detto mo mi faccio il congresso transnazionale, invece ho dovuto aspettare 6 anni praticamente. Comunque speriamo magari che il 40esimo sia vicino e non aspettare un altro lustro, quindi. E l'impressione è bella, perché comunque ero già stato a Bruxelles in quelle riunioni annuali con l'ALDE eccetera, quindi l'aria che si respira qui è molto, molto piacevole, interessante, si scoprono cose nuove, battaglie nuove, quindi sicuramente se un congresso radicale, i radicali italiani, è bello, questo è mille volte bello, no? Quindi una bella impressione. Ho ritrovato qualche conoscenza di amici, diciamo indirettamente africani e qualcosa, col quale studiavo all'università, degli compagni dell'Albania che ho ritrovato, insomma. Non si sta a casa. Sì, è un po' come dico sempre io, è un po' come Olimpiadi, ci sono contributi da tutto il mondo. Esatto. Sì. È un'emozione sempre importante, insomma, da vivere. Senti, tu hai partecipato alla Commissione Ambiente, se non sbaglio, ecco, presieduta da Marco Cappato, come ti è sembrata? Allora, è stata molto interessante, perché se nel titolo ambiente, debito ecologico e demografia, che sicuramente fissava 3 punti abbastanza particolari, in realtà è passata poi una tesi che è eco-eco, quindi eco-logos, eco-nomos, tra le cose un bellissimo intervento di Sergio D'Elia, che vi consiglio a tutti di andare a riascoltare, dove fa un po' l'esegi di tutta questa cosa qui. Ma perché ormai noi con Rientro Dolce, con Carcea, Pardi eccetera, si dice da 2008, l'ecologia è una faccia della medaglia insieme all'economia, non possiamo più distinguere le due cose, ma bisogna lavorare in questo senso eco-eco. Quindi se non era nel titolo, poi negli interventi è venuto fuori, lo stesso Marco Cappato poi ha ripreso quando ha fatto la presentazione in plenaria delle risultanze della Commissione Ambiente, e quindi diciamo ero partito un po' scontento che mi avevano tagliato l'economia, invece l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo ridiscussa eccetera. Purtroppo non è stata molto partecipata come commissione, probabilmente ancora non abbiamo avuto la forza di, come dire, convincere i compagni a impegnarsi anche su questa battaglia, che per noi comunque è fondamentale. Diciamo è passata anche la tesi di una triplice catena con 3 anelli che ho proposto io, dove abbiamo la libertà, il territorio e l'energia, dove sono 3 livelli che poi sono inscindibili, dove non si può prescindere l'una dall'altra, perché non abbiamo libertà se non c'è territorio, se non c'è energia non possiamo permetterci il territorio e la libertà, quindi uno di questi 3 che si rompe poi fa saltare inevitabilmente anche quegli altri. Quindi abbiamo un po' questo link che è venuto fuori fortunatamente e che si ricollega alle battaglie transnazionali. Quindi se si parla con gli uiguri, no? Quindi bisogna dare a questi popoli non solo la sovranità e l'autonomia, diciamo, di decisione, di parola, di pensiero, linguistica e quant'altro, ma poi ci vuole la sovranità alimentare, la sovranità energetica, affinché questi popoli poi possano, come dire, svilupparsi nella loro strada, nel loro modo, nella loro via. È venuto fuori anche un po' una critica all'attuale sistema basato sulla crescita,
quindi anche questa è una tesi ritirata fuori un po' da Sergio D'Elia, un po' equivocata, perché ecco, qui vorrei magari approfondire il punto che non è che dire, la crescita, se si parla di crescita o se un sistema di economia stazionaria o un sistema in decrescita è per forza un'antitesi di un'economia di mercato. È soltanto che oggi, diciamo, determinate politiche hanno spinto a una crescita estrema oltre i limiti del pianeta, quindi nell'overshoot, come si dice in linguaggio tecnico, e si è creato questo mercato con questi incentivi alla crescita. Il fare un'economia più stretta, un'economia locale, un'economia di comunità, un'economia che poi era l'economia gandhiana. Noi di Gandhi ricordiamo la cosa più grande a livello mondiale che ha fatto, che è la liberazione, la battaglia non violenta, eccetera, ma Gandhi, pur non essendo un economista, aveva già intravisto quelli che sarebbero stati gli sviluppi estremi del capitalismo con questo sistema, e quindi lui aveva consigliato, per quanto riguarda l'India, a un'economia locale, un'economia di relazioni, a una convivialità che poi purtroppo anche in India è stata persa e si sta poi ripercuotendo su tutte le difficoltà anche poi demografiche, quindi persone che poi non hanno più la proprietà della terra, quindi che vengono espropriate, sono costrette poi a lavorare nelle fabbriche, quindi il prodotto, diceva lui, fatto non con amore. Quindi no, dovremmo come radicali, ecco, leggerselo un po' tutto e non soltanto quelle tre o quattro cosette che sono meravigliose, eccetera, però insomma vedere anche lati che finora abbiamo un po' marginalizzato, tenuto nascosto, insomma, con questo approccio. Senti Paolo, sul discorso energetico mi sembra che fosse uno di quegli tre anelli, sì, se non sbaglio. Volevo farti una domanda su una cosa che un pochino avevo maturato. Si dice praticamente che con la caduta delle dittature, quindi queste in Nord Africa, queste che a seguito di queste primavere arabe, poi vedremo quello che sortirà fuori, insomma, comunque sarà più difficile reperire in modo stabile, risucchiagli, comprare le loro risorse, il petrolio. Alcune preoccupazioni sono venute anche per il calo dei consensi di Putin in Russia per quanto riguarda il gas e così via. Qualora questo fosse reale, adesso io sinceramente non so, penso che comunque sia una ricchezza il petrolio perché vada venduto, immagino, ma comunque qualora questa cosa sia vera e dovessimo vivere un momento veramente di difficoltà e del reperimento di questa risorsa, potrebbe essere a questo punto che veramente si maturi in Italia e in Europa, ma in Italia che ovviamente siamo sempre dietro a tutti, l'idea che è il momento di veramente provare a svincolarci, a francarci da questa schiavitù, di questa energia che va avanti ormai da più di un secolo, insomma, e che è ecologicamente poco sostenibile, e magari investire veramente nell'alternativo, nel differenziato alternativo. Tu che ne pensi? Allora, questo sicuramente, al di là degli scenari geopolitici, delle primavere che forse sono autunni, no, perché poi vediamo quale sarà il risultato. Sì, vediamo quale sarà il risultato. No, io dico perché certe volte non tutto il male si dice viene per nuoce. In Italia con i cambiamenti non è che siamo messi molto bene, forse è una cosa traumatica che ci spinge verso un cambiamento, potrebbe essere una cosa buona. Sì, potrebbe essere buono, potrebbe convincerci in maniera più forte. Inesorabilmente però c'è un dato di fatto, che è il picco del petrolio, è il picco delle risorse fossili, e quindi è una cosa che necessariamente dobbiamo fare a prescindere dalle primavere o meno arabe, quindi la possibilità c'è, però va fatta in maniera sistematica. Oggi comprando il pannello solare, e chi lo fa fa bene per l'amor di Dio, in realtà importa un carbone cinese, perché i cinesi che usano molto carbone lo trasformano in pannello solare, che ha anche una resa positiva, quindi l'energia impiegata per fare un pannello viene restituita dalle 5 alle 7 volte dal pannello, quindi ha un senso energetico, e quindi è tutto così. Ma dovremmo far sì che questa energia rinnovabile si autoalimenti, allora sarebbe la vera rivoluzione energetica, la vera primavera.
perché in questo modo si creerebbe una filiera che si autosostiene e che si svincola veramente dal petrolio, dal carbone e da quant'altro. Oggi comprare energia rinnovabile così to cure significa di fatto pagare l'installatore e prendere il carbone cinese, spostarlo col petrolio arabo attraverso delle navi verso di qua e, capito, e installarlo con l'aiuto dell'elettricità fatta col gas del Nord Africa. Questo è un pannello solare oggi. Rende 5-7 volte, no, il concetto è quello. Il petrolio, per dire, un barile di petrolio di energia mi rende 7 barili di petrolio, quindi io utilizzo un barile di petrolio per estrarne 7. 100 anni fa era un barile, me ne estraeva 100. Oggi con le rinnovabili quello che possiamo fare è ricreare questo sistema che si autoalimenta. Allora si riesce a superare. L'investimento è enorme, l'investimento però, se si va a vedere le risultanze del World Energy Outlook, libro 2011, loro addirittura prevedono che il raddoppio della produzione elettrica da qui al 2035 e poi al 2050, e nello scenario basement significa che l'attuale che produciamo oggi deve essere colmato tutto col carbone, quindi CO2, anche se poi si fa la cattura della CO2 è una problematica energetica pazzesca. Gli scenari alternativi mettono molta enfasi sulle rinnovabili, probabilmente solare, l'eolico tradizionale. Già hanno stimato che possono arrivare al 2040 essere il 10% dell'energia mondiale, quindi 10% solare, 10% eolico tradizionale. Quello che si è fatto noi anche come studi, sia vari sia anche aziendali per motivi, diciamo, di lavoro, l'energia eolica aerea, quindi quella con gli aquiloni, con le cose che l'alta quota, che può essere, ci sono circa 200 aziende al mondo che la sviluppano, anche quella con una discreta accelerazione può arrivare al 2040-2050 a essere il 10% dell'energia mondiale prodotta, quindi potrebbe essere un ulteriore contributo che ci va a portare su questo lato qui. È, come si dice, passatemi in termine, un culo così, perché c'è da riconvertire completamente un sistema. Delle menti e delle cose, quindi ci auguriamo di riuscirci. Ringraziamo Paolo Musumeci, gli auguriamo buon congresso e grazie della disponibilità. Grazie a voi di esistere.